questa nostra passeggiata per la città è terminata. Abbiamo fortemente voluto proporre un'edizione invernale del Taranto Pride, attraversare la città, perché il corpo è uno strumento politico, i nostri corpi non conformi in quanto persone trans, persone non binarie, persone appartenenti alla comunità LGBT hanno il diritto di attraversare queste nostre strade. Scorso anno eravamo a fine novembre in mezzo a queste luminarie con il Pride regolare, così come il 23 luglio scorso abbiamo attraversato la città con il Pride estivo. È anche importante denunciare quanto durante le festività le persone della comunità LGBT subiscono discriminazioni molto più forti. A partire dalla domanda della zia al nipote, ce l'ha la ragazza? Oppure alla nipote, ce l'ha il fidanzato? Oppure alle persone trans e non binarie in famiglia, durante i cenoni, durante le serate di tombola e giochi di carte? Quante volte misgenderiamo quelle persone? Che cosa significa misgenderare? Significa riferirsi a quella persona con un pronome e con una desinenza che non appartiene a quella persona. Io sono una persona non binaria, i miei pronomi sono loro in italiano, o lui, il mio nome, in inglese preferisco che si utilizzi semplicemente il mio nome. È fondamentale, quando incontriamo qualcuno, qualcuna, qualcun, chiedere a questa persona: qual è il tuo pronome? E abbiamo iniziato questo nostro incontro oggi in Piazza Dante con un laboratorio. Ci siamo presentati, presentate e presentato con nome e pronome, e ci siamo raccontate, e uso da ora in poi il plurale femminile esteso, episodi di discriminazione di cui siamo state vittime. Abbiamo poi fatto un laboratorio di mindfulness e abbiamo attraversato in passeggiata via Dante, via Crispi e via Di Palma. Adesso lascio la parola a Nicola Scialpi, che è il segretario di Arcigay Taranto.